Beh ragazzi, bentornati sul canale, sempre qui ad EICMA 2024. Adesso siamo allo stand Yamaha. Perché? Perché la novità più interessante per me, per quello che mi interessa, è il nuovo Tenere 700, che ha subito alcune modifiche estetiche. Andiamo a vederle insieme. Allora, modifica estetica più evidente: il frontale con questi faretti più squadrati, cambia un po' il cupolino e cambia un po' la parte laterale. Poi andiamo qua sopra a vedere il nuovo TFT, che è cambiato, è diventato un po' più largo, ma adesso ve lo faccio vedere acceso. Qua è come risulta il TFT acceso. Notiamo subito il pulsante per staccare l'ABS. Qua una presa micro USB di serie, già messa qua così, è molto più accattivante. Qua abbiamo il cupolino per attaccare un altro navigatore o qualsiasi altro dispositivo utilizziamo per navigare. Sono stati ridisegnati qua i blocchetti molto grandi, viene aggiunto il traction control, però non c'è il cruise control, che secondo me è una bella mancanza. Abbiamo ancora le camere d'aria, quindi niente tubeless purtroppo questa volta. Anche la parte dei fianchetti qui dietro viene ridisegnata, quindi vi faccio vedere direttamente dal davanti com'è tutta l'impostazione della moto. Sicuramente è interessante questo cambio grafico. La cosa appunto che anche qua secondo me manca, al di là del miglioramento estetico, è il problema delle gomme che non sono ancora tubeless e il cruise control. Le altre cose de facto rimangono invariate: cruise control e camere tubeless. Sono indispensabili? No, nulla è indispensabile, ma sono sicuramente una comodità, perché le persone vanno sicuramente in fuoristrada con questa moto, ma ci fanno anche lunghi viaggi, quindi è importante avere delle piccole comodità, dei piccoli dispositivi elettronici che rendono il viaggio meno stancante. E sicuramente poi va a incidere anche sulla sicurezza avere una camera d'aria piuttosto che una tubeless. Qua notiamo alcuni dettagli, per esempio qua sulla frizione hanno aggiunto questa protezione per evitare che vada a toccare con la gamba del pilota. Questa qui nello specifico è la versione rally con le sospensioni Kayaba, con le vecchie grafiche classiche del Tenere, che secondo me sono le più belle in assoluto. Questa versione qui dietro di me, nello specifico, la venderanno a partire da 12.199 euro. Quindi cosa dirvi ragazzi per concludere il primo impatto che ho avuto con questa Tenere? Sicuramente i miglioramenti grafici mi piacciono, specialmente la facilità di attivare e disattivare l'ABS velocemente con un pulsante, come già fa la CF per esempio. Da capire se si può fare in movimento oppure no, perché questa è una roba interessante da capire. Bello il nuovo TFT e le nuove colorazioni, anche la nuova rally molto bella, però appunto queste due mancanze delle camere d'aria e del cruise control secondo me si potevano aggiungere, ecco. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se vi interessa e cosa avreste fatto di diverso. Ciao ragazzi!